ragazzi, è dal 1990 che non metto piede in palestra. Chissà se troverò ancora il mio completino laggiù in fonda. Eppure ero certo che fossero qua. E vai! Una l'ho trovata! Anche i pantaloncini aderenti! Guardate cosa mi tocca fare. Però dai, mi stanno ancora abbastanza bene. E tra l'altro, un aneddoto. Vedete questa maglietta? Guardate davanti, guardate dietro. Golf Gym California. Mi ricordo ancora, anno 1996, impallinato della palestra, ancora in fase ormonale. Infatti la riempivo tutta. Allora, la maglietta... Siamo andati, io e i miei amici, Venice Beach, a seguire le orme di Mister Olympia. Sì, ma gli aneddoti non finiscono qua, perché ero veramente un impallinato della palestra. Sì, sì, con beveroni di proteine, cioccolato, banana o vaniglia, i miei preferiti erano quelli alla vaniglia, e anche aminoacidi ramificati. Ma adesso andiamo in palestra. Vai! Col Ninebot. Però vi chiederete, ma Andrea, allora cosa cavolo ci vai a fare in palestra? Ma perché non andiamo in una palestra normale, ma in una palestra 2.0, grazie a... Lo scopriremo presto. Eccoci arrivati! Ah, che bello, come quando in discoteca arrivavi con la macchina figa di papà e la parcheggiavi esattamente davanti all'ingresso. Ma... No vabbè, ma dai, ma io volevo fare il figo con la Porsche, che ovviamente non è mia, arrivo qua e c'è chi è più figo di me! Una Tesla! Vabbè, mi consolo andando ad allenarmi in maniera 2.0, perché lo scopriremo presto. E già qua c'è qualche indizio. Gamification. Sì, ma adesso andiamo a registrarci. Allora, mi serve la tua mail. Ovviamente questa cosa si fa solo la prima volta che si viene in una palestra dotata di questo sistema. Data di nascita, peso, altezza. Ora mi stanno chiedendo sesso, nickname, data di nascita, peso, altezza, per calcolare meglio le calorie. Mi danno una fascia cardio Uptivo, che è compatibile con Ant Plus, con Bluetooth, anche in radiofrequenza, ma il sistema è aperto, quindi si può utilizzare qualsiasi fascia compatibile con questi standard, quindi le Garmin, quindi le Polar, non c'è bisogno di comprare una fascia apposta. Ok, in meno di un minuto mi sono registrato, mi è arrivata la mail di conferma con il link per scaricare dal Play Store l'applicazione Uptivo. Vai, installiamola. 6 mega, è anche leggera. La fascia ce l'ho, l'app ce l'ho, andiamo a cambiarci. Incredibile! Ma tu sei il mio istruttore? Abbastanza. Ciao Lauro. Andrea, ciao, no, piacere. Una volta ero quasi come te, ma anche alto come te, incredibile! Tempo, Ok, si entra così. E si esce così con il mio fantastico completino anni 90. Ma scusa, ma hai visto che magliettino ho messo per l'occasione? Cazzo, maglietta anni 80 fantastica della palestra. Gol Gym originale. Palestra top. Ghisaccia sulla spiaggia di Venice ad allenarsi. No, purtroppo Schwarzenegger non l'abbiamo incrociato. Però per un pelo. Fantastica. E notare, pantalone aderente con maglietta dentro. Veramente look anni 80. Farò ridere tutti. Se ne vedeva da un po', ma ci sta. Ma bene. L'allenamento sarà vero. Bravo. Vai, pronto. Andiamo. Oh, ma eccoci, siamo arrivati finalmente nel cuore della palestra, ma... È un allenamento di gruppo. Soci di gruppo. Bene, allenamento di gruppo. Cosa mi fai fare? Mi farai sudare? Super allenamento, ti farò sudare molto. Faremo lavori muscolari alternati con lavori sul tappeto, sulla bici, cardiaci. Quindi cuore, muscoli tutti insieme. Sarò KO nel giro di 5 minuti. Ma la cosa bella è che sono monitorato, ho la fascia qua sotto. Ma soprattutto, guardate là, sul muro. Sarà veramente un allenamento smart di gruppo. Bene, non benissimo l'inizio, 129 batti per minuto, ho fatto una rampa di scale e ho parlato 2 minuti. Loro sono molto più allenati di me. Io mi sto scaldando intanto, 2 minuti? Ma è un'eternità 2 minuti. È solo l'inizio. La cosa bella per l'istruttore, magari un po' meno bella per me, è che lui, grazie all'app che ha sul tablet, grazie anche alla proiezione sul muro, sa sempre in che soglia mi trovo e quindi sa quando baro. Mi tocca pedalare davvero. Tocca anche aumentare. Bello anche che sul tablet vedi subito a colpo d'occhio, grazie ai colori, chi sta esagerando, chi invece è sotto margine. Bravo. L'istruttore ha sempre la visione completa della classe, a che livello è, se c'è qualcuno che è fuori soglia. Ok, ma fino a quante persone puoi monitorare contemporaneamente sul tablet? A seconda dei monitor possono arrivare fino a 16-20 e poi girare e alternarsi con altre 20. Beh, penso che per un istruttore sia fantastico vedere effettivamente la classe, come sta allenando e che sforzo e che intensità sta tenendo. Effettivamente è un gran vantaggio sapere tutti quanta fatica fanno e chi ne sta facendo anche troppa.
Anche perché, per esempio, puoi cazziare loro che adesso stanno facendo niente. Poi per diventare verdi devono far fatica. Azzurra 60-70% la frequenza massima. Verde 70-80%, arancione 80-90%, rosso dal 90% al 100%. Al 95% esce un avviso d'allarme che indica all'istruttore che qualcuno è fuori soglia. Diamogli un'occhiata. La cosa bella è che il sistema si interfaccia anche con le macchine. Per esempio adesso sto correndo sul Tapirulan e vedete, questa è la mia frequenza cardiaca che posso vedere qua sulla macchina e anche là sul monitor grande, comparata anche con tutti gli altri miei compagni di allenamento. Sono rosso, si è acceso l'allarme, rallento. Bene, abbiamo finito l'allenamento, ma adesso tutti questi dati che abbiamo salvato grazie alla fascia, dove vanno? Adesso nel giro di qualche minuto ti arriverà una mail sul tuo telefono, sul tuo computer con tutto il resoconto. Poi va tutto su iCloud e vedremo la classifica sui monitor che abbiamo sotto. Ma se io vado a correre per i fatti miei con la fascia, tu lo vedi? Certo, io che sono il tuo trainer, se tu mi autorizzi posso vedere il tuo allenamento usando l'app di Aptivo, l'aperto. Fantastico. Ti tengo sempre sotto controllo. Non posso barare neanche fuori. I dati del mio e dell'allenamento, anche loro, sono arrivati sul cloud, dalla web application, c'è anche l'app non web, ma qua il trainer sta guardando la web application. Cosa possiamo vedere? Possiamo vedere il risultato dell'allenamento che avete fatto, chi siete voi, la durata del training, quanto sforzo, quanto vi siete sforzati durante l'allenamento. Ma sono primo a caso o perché mi hai messo tu primo? No, sei primo perché sei in ordine alfabetico, sei primo. Ordine alfabetico, peccato, non è in ordine di intensità di allenamento. Molto interessante, una domanda, se io ho tutti i miei compagni, diciamo amici, nell'applicazione, possiamo vedere a vicenda i nostri dati, quindi una sorta, certo, di gamification? Certo, sì. Fantastico. Potete confrontarvi e vedere i vostri dati, sì. C'è qualche altro strumento per confrontare i dati? Questa interfaccia ti permette di farlo, si può cambiare, si può vedere quanto tempo avete passato nelle varie zone di allenamento, si possono andare a vedere i singoli training con il report minuto per minuto di come è andato l'allenamento. Quindi sì, è uno strumento per divertirsi, ma è anche uno strumento poi per i trainer, per dare feedback a voi ragazzi e aiutarvi a migliorare. Grazie. Grazie a tutti ragazzi. Beh, la mail è arrivata da un riassunto di tutto l'allenamento, ma andiamo a vedere anche l'applicazione cosa ci dice. Possiamo iniziare un nuovo allenamento tracciato dal GPS, che poi lui potrà vedere da casa, oppure possiamo andare a vedere gli allenamenti passati con le varie statistiche. Ma mi è tornata quasi voglia di allenarmi. Devo per forza venire qua o qualsiasi palestra può dotarsi di Aptivo? Qualsiasi palestra può dotarsi di Aptivo. In realtà puoi anche essere iscritto a più di un club e andare ad allenarti dove vuoi. Poi se hai un trainer di fiducia, lui comunque vedrà tutti gli allenamenti che tu hai fatto anche nelle altre palestre. Ma io da privato la posso utilizzare l'applicazione magari con la fascia o cosa posso fare? Sì, certo, è semplicissimo. Se vuoi puoi andare su Amazon, prendere la fascia e scaricarti l'app gratuita, cosa che tu hai già fatto. Oppure in alternativa puoi andare nel tuo club dove preferisci allenarti e chiedergli di contattarci per valutare la soluzione Aptivo insieme. Ma perché avete scelto la fascia e non un bracciale? Ce ne sono tanti, io per esempio ho un Fitbit al polso. Come mai? Abbiamo provato a usare anche degli altri wearable, ma abbiamo visto che la fascia è molto più precisa, è precisa al 98% rispetto all'elettrocardiogramma e quindi ci dà maggior sicurezza per fare certi lavori, soprattutto in allenamento. E mi ricollego al discorso Fitbit perché gli sportivi magari utilizzano già altre applicazioni, Runtastic, ce ne sono veramente mille, si integreranno con la vostra Aptivo o no? Sì, è certamente possibile integrarle, la nostra è una piattaforma aperta, per cui se gli utenti avranno la necessità di recuperare i loro allenamenti che hanno già fatto con la loro piattaforma, potranno integrarsi con Aptivo. Ma l'integrazione è già attiva o arriverà? È in roadmap, insieme a tante altre cose. Io comunque in palestra mi sono divertito tanto, soprattutto a confrontarmi con gli altri, e allora ti chiedo perché Aptivo, per questo? Per questo e per aumentare la fidelizzazione, per riuscire a allenarsi in compagnia divertendosi, per riuscire a fare un allenamento tecnicamente un po' più valido perché riusciamo ad avere il controllo sempre. Beh ragazzi, a me è tornata tanta voglia di allenarmi perché finalmente un po' di 2.0 in palestra, un po' di tecnologia, quindi si uniscono un po' i miei mondi, uno ormai passato, uno presente che amo tantissimo, quindi grazie per l'allenamento. Grazie per Aptivo, speriamo che sia presente sempre in più palestre perché venire qua è un po' distante. Ciao ragazzi, grazie. Ciao, grazie. Io lascio la palestra più motivato di prima, ma purtroppo il suo allenamento non basta per prendersi. Vabbè, devo allenare più spesso. Ciao.